Si lavora in questi giorni di pre-natalizi per il bilancio, si lavora soprattutto in consiglio comunale, con quale prospettiva? Ma, quelle che il Consiglio vorrà adottare, è chiaro che abbiamo, come dire, con grande franchezza chiesto un atto di forte e grande responsabilità a tutti i consiglieri comunali, perché a questo bilancio sono legate alcune delle più importanti attività che si svolgono in città e che proprio all'approvazione del bilancio sono vincolate. Quindi io sono convinto che al di là delle schermaglie, ma soprattutto delle legittime posizioni politiche assunte dai consiglieri, alla fine sia importante che prevalga il senso di responsabilità e che ci si ricordi soprattutto che dietro ai numeri, a quelli che alla fine sembrano freddi numeri, c'è la vita di migliaia di persone che sono i nostri cittadini siracusani, che giustamente rivendicano un miglioramento della qualità della vita è sostanzialmente il fatto che il comune possa provvedere a quei servizi che sono poi essenziali perché questo accada. Ecco, proprio sui servizi essenziali c'è questo tavolo aperto per la Tegra, come si sta evolvendo? Ma tutti i dipendenti di GM sono già passati alla nuova azienda. Ci sono, come sapete, delle problematiche che riguardano un certo numero di lavoratori che svolgevano mansioni amministrative. Stiamo monitorando la situazione. Ieri abbiamo ospitato un tavolo con tutti i sindacati di riferimento. Stiamo monitorando, siamo sul pezzo nell'ottica di svolgere quel ruolo di garanzia e mediazione che ritengo che un'amministrazione debba svolgere.